servizio, Sir Galahad. Di qua, prego. Ah, Tesla. L'uomo giusto. Hai nuove invenzioni da mostrarmi? Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square? La polizia sta indagando. Anche troppo. I Lycan che bussano alla Compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Permettimi di controllare alcuni dei miei nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno e prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Solo fai attenzione. Che anticaglia. Sembra impossibile che un tempo usassimo questi comunicatori. Nicola, come se la passa il tuo amico Edison? Thomas e io non siamo in buoni rapporti. Quell'uomo è un idiota! Sembrano chiacchiere senza senso. Nicola, vecchia faina. Sir Galahad! Prego, di qua. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto con morsetti in ottone ad abbellirne le forme. Ah, e un'elegante custodia in pelle. In ciascun tubo c'è una piccola quantità di mercurio. Se allinei il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Provalo, ti prego. Ah, eccellente. Mi stupisci sempre, Nicola. Vorrei l'opinione di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Carabina di precisione Essex M84. Un gioiello. Hai sempre avuto occhio per le armi. Su questa ho montato un mirino telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Sarei onorato se volessi collaudarla. Con piacere. Il tuo talento continua a stupirmi. Il rinculo è forte, ma è gestibile.
Sarebbe utile anche un silenziatore. Me ne occuperò immediatamente. Ci sono altri giocattolini che ti piacerebbe provare? L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. Certo. Il monocolo richiesto dal generale Lafayette è laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud. Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farai squadra con Galahad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, questo è territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il Lord Cancelliere ne è convinto. Io nutro qualche dubbio. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon général? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Ah, quelle joie! Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Un tempo era tutto molto diverso. Lì sorgeva una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel colpisce al naso prima che...